Vengo da un funerale, Presidente, di un nostro collaboratore scolastico di 52 anni, morto di tumore. E sono tanti, e lei lo sa. Ma è anche la giornata che precede la nostra iniziativa come Comitato per la Qualità della Vita, quelli che abbiamo definiti gli stati generali del sistema universitario ionico, cioè una risposta ai nostri giovani, come molto opportunamente ha sottolineato il professor Montalbano, e sono stati questi quei temi. Io ho avuto il piacere e l'onore di partecipare al gruppo di studio per la legge speciale per Taranto e i giovani, l'allargamento della formazione universitaria su Taranto, creando le prospettive poi di far tornare i nostri giovani a Taranto, sono stati gli argomenti portanti di questo importante provvedimento, che non è una scatola vuota. Ci sono tanti obiettivi e principi, bisogna riempire questa scatola, evidentemente, e l'ultimo intervento credo che ha dato delle coordinate sicuramente straordinariamente importanti, che impegnano non solo il Comune di Taranto, ma impegnano i tanti anche soggetti amministrativi imprenditoriali presenti anche in questa sala e che hanno dato un valido contributo all'elaborazione della legge. Il consigliere Viviano ha fatto un riferimento però nel suo intervento iniziale alla possibilità che in questa legge possano confluire anche risorse divenienti da percorsi europei. La via francese, la Presidente. Il Consiglio Comunale di Taranto ha approvato all'unanimità la mozione che afferma che Taranto fa parte della via francese. Il suo Consiglio, signor Presidente, lei che è così attento anche alle dinamiche assembleari, peraltro la sua formazione di magistrato indubbiamente aiuta a questo tipo di valutazione, ha all'unanimità affermato su dati storici, culturali e archeologici che Taranto è parte integrante della via francigena, così come tutto il Salento fino a Santa Maria di Vento. E però se la Taranto viene su consumo, io credo che questo non possa essere una delle posizioni negative della Regione Puglia nei confronti di Taranto. Può essere invece la conferma di un impegno che lei, signor Presidente, e tutto il Consiglio regionale continuano a portare avanti per fare in modo che le tante difficoltà di questo nostro territorio possano essere superate. È un auspicio che è nostro. Grazie della possibilità di esprimermi come cittadino, soprattutto e amante di questa città. Ringrazio per questo lavoro che hai fatto, che in parte vaginalmente diciamo, mi ha coinvolto, e soprattutto perché vedo in questo progetto quasi una sorta di sentimenti salesiani, che vedono una crescita quindi della città, quasi una crescita di un giovane, quindi una città giovane che può crescere e migliorarsi finalmente. Allora, io però vorrei fare due esempi, perché non voglio parlare della questione dell'inquinamento, perché nel mio cuore ci sarebbe, al posto dell'industria, ci sarebbero gli ulivi, i vigneti, le masserie e così via. Quindi archivio questa parte perché sarebbe troppo sofferta. Però prendo due esempi e quindi chiedo anche al Presidente una domanda indiretta. Allora, impianti sportivi, un primo esempio. Termini Caracalla Roma, si rifanno gli impianti sportivi di atletica leggera, 208.000 euro. Taranto, copia e incolla, stesso impianto sportivo, si stanziano 3 milioni di euro. Allora, io sono contento che a Taranto si spendano 3 milioni di euro per lo sport, ma che possano veramente essere un investimento che possono servire. Cioè, se io poi devo fare un impianto sportivo di Serie B, allora diventa fine a se stesso e serve soltanto 3 milioni spesi per qualche centinaia di persone.
Viceversa, se io faccio un impianto di serie A e oltre 1 milione di euro per fare una città dello sport, e io creo un circolo virtuoso dove faccio venire, organizzo eventi internazionali e eventi nazionali, faccio venire a tanto di migliaia e decine di migliaia di persone e quindi riqualifico il quartiere Salinella, ci faccio arrivare, quindi c'è un'attività commerciale in quella zona e quindi c'è un circolo virtuoso per la città e i cittadini. Un altro esempio. 30 secondi. Ok, finito. Un esempio e poi complimenti. Allora, il Castello Aragonese ha 100.000 visitatori l'anno, se non fosse per operatori culturali, archeologi e quindi che sono anche in un certo senso aiutati dal Presidente, questo lo ringrazio, sono 100.000 persone così che non vengono intercettate per stare in città, dormire in città, vivere in città. Esempio, un altro esempio sempre su questa linea, ci sono i giuramenti a Taranto, arrivano migliaia di persone l'anno, queste persone dovrebbero essere intercettate per farle dormire almeno una notte, non due notti, per farle ritornare, per incoraggiarli, per accogliere. Allora, io ringrazio Gianni perché con questo concetto dà speranza ai tarantini. Una speranza che di non sentirci più secondi a cittadini come per esempio Chieti, Pesaro, Ancona o Lecce, perché io mi voglio sentire libero prima di tutto da padroni che vengono qui e ci conquistano, ma dobbiamo essere capaci di camminare con le nostre gambe, di essere autonomi, perché quello che abbiamo noi non hanno le altre città e quindi siamo più vantaggiati rispetto alle altre città. Perciò io lo ringrazio perché mi voglio sentire orgoglioso di essere tarantino, non soltanto del passato, della gloria di 2000 anni fa, ma soprattutto di una gloria che tutti insieme dobbiamo costruire. Grazie. Buonasera, sono Giuseppe Gaofalo, coordinatore della FDC CGL del Politecnico di Bari. Ho accettato l'invito del professor Montalbano. Sono qui per ascoltare, imparare, per testimoniare, dare un senso del fatto che il Taranto sia una questione strategica per la CGL, per la Puglia e per il Politecnico. Grazie. Grazie, Presidente. Per dire che questa legge è il frutto di un metodo che per la verità da anni avevamo perso e ancora non abbiamo riconquistato, è il metodo del coinvolgimento e della partecipazione di cui bisogna dare atto, come è stato detto, a Gianni Viviano, che anche di fronte alla nostra perplessità, che come ci gira abbiamo espresso in primo momento rispetto al risultato che sarebbe potuto raggiungere, ha capabilmente insistito, ci ha ricoinvolto fino a portare un cambiamento anche del nostro giudizio nei confronti della legge stessa, che quindi è diventato un giudizio positivo. Io volevo rimarcare questa cosa perché siccome questa è una legge che al di là dei finanziamenti, che pure è importante che arrivi, però pone un quadro di obiettivi e di contesto verso il quale che bisogna tenere presente nella programmazione degli interventi futuri e deve però consentirci di rimettere al centro il tema del lavoro, che spesso invece viene accantonato in tante discussioni, e soprattutto il tema della qualità del lavoro, perché al di là delle quantità noi oggi abbiamo un grandissimo problema che il mondo del lavoro, soprattutto in Italia, che sta pesantemente attaccato nelle sue fondamenta che abbiamo conquistato in tantissimi anni anche di avanzata giurisprudenza del lavoro, ma soprattutto attenzione rispetto agli insediamenti, e mi fermo qui perché sarebbe un discorso che mi auguro che poi riprendiamo anche discutendo successivamente degli sviluppi che può portare questa legge. Attenzione perché anche rispetto agli insediamenti produttivi noi dobbiamo sempre tenere presente che ci sono insediamenti produttivi che possono essere importanti quantitativamente, ma spero che nessuno voglia vedere per esempio a Taranto un Amazon che fa lavorare la gente come la fa lavorare. Allora il tema della qualità del lavoro è il tema di come si instaura un rapporto di lavoro tra i dipendenti e le aziende. Credo che sia un tema che dobbiamo riprendere in maniera assoluta, non soltanto per quello che c'è da costruire, ma per dare anche un senso ai giovani che volessero rimanere in questo territorio.
a 40 euro al mese, ma devono rimanere qui anche per professionalità elevate e per dare quindi un contributo vero allo sviluppo del territorio. Principalmente ai nostri dirigenti, ai nostri amministratori, io vorrei avere anche la loro capacità dialettica per comunicare quello che sentono. Intanto voglio sentire un po', signor Rosetta, al dottore che ha detto prima che noi siamo uno contro gli altri. Io dissento da questo giudizio principalmente perché noi non siamo uno contro gli altri, non ci facciamo guerra, ma ognuno di noi pensa a se stesso, quindi noi siamo isolati uno contro gli altri. Mi è colpito qualche mese fa, organizzarono una manifestazione di protesta per la tutela della vita. È un problema grossissimo per fare. Io mi sarei aspettato che tutta la cittadinanza partecipasse a questa manifestazione. Non eravamo più di un centinaio di persone, eppure ognuno di noi ha qualche parente che ci ha rimesso la vita per quello che succede a casa. Io voglio ricordare alcuni avvenimenti. Nel 1961 uscì la legge sulla riforma della pubblica amministrazione. Un opuscolo sindacale uscì con la dicitura Stato, però tutte le caratteristiche erano tutte scorte. Allora dice, ecco, lo Stato ha bisogno di organizzazione, allora dalla S incominciò a essere inquadrato Stato, come andava a distanza di 60 anni. Cosa ne diciamo dello Stato? È stato riformato? No. Fatto questo esempio, è un altro esempio, qui termino. Vado in missione a Salerno, entro in un ristorante del 1968 e sentirono parlare in dialetto catalano, così gridarono, così, venite, ci portò in cucina, nel loro frigorifero, aprirono il frigorifero. C'erano frutti di mare di Italia, pesce, spigoli di Italia. Una città particolarmente marinata come la nostra, Salerno. Oggi cosa troviamo noi sui nostri mercati? Le cozze della Grecia, le cozze della Spagna, i pesci che ci sono dall'Argentina di Ligura, noi possiamo dire. Quindi a voi, cari dirigenti, spetta un compito gravosissimo. Lo so che sarà molto complesso, molto difficile, però non ci deludete. Come fece un dirigente politico. Gentilmente 10 secondi sono passati anche. 10 secondi che non dimenticherò mai. Venne a Piazza Maria Immacolata a fare un discorso, disse: alla fine del mio mandato nutro la presunzione che le attese delle liste per visite specialistiche alla fine del mio mandato non vanno oltre i 15 giorni. Ho fatto una richiesta per l'elettrocardiogramma tra 8 mesi, cari signori. Ho finito. No, solamente un'osservazione. Sono Carla San Nicola, con Aldo Bonomi e mi occupo di sviluppo territoriale. Mi piacerebbe che le prime due parole fossero un po', diciamo, amplificate. A Chiale Sold, io direi cerchiamo di trovare capitale organizzativo e capitale sociale, che in questo momento, ormai come in questo momento, ce n'è bisogno nella città di Italia. Pasquale, ci conosciamo da tanti anni, che si fornisca un affiancamento, un accompagnamento
Noi ci occupiamo di animazione territoriale, non c'è sviluppo territoriale, l'idea c'è un deficit di capitale sociale, se non c'è un progetto di accompagnamento e di affiancamento al territorio. Quindi l'appello che rivolgo, anche a Gianni Viviani che si è tanto impegnato, non trascurare questo aspetto, perché la comunità non c'è in generale, dal punto di vista sociologico lo diciamo, c'è deficit di comunità, l'ha detto Obama, lo dico io, lo dice Bonomi, ma mai come in questo momento noi diciamo bisogna far incontrare la comunità di cura e la comunità operosa. Perché guardate, c'è tanta comunità di rancore, e scusatemi, ma Taranto è un modello anche per questo, scusate la provocazione.